cucina con le ricette segrete di Tami. Noi oggi andremo a preparare una buonissima crostata, ma non è una crostata qualunque, è la ricetta della crostata della nonna Giuseppina, che ci preparava spesso quando noi andavamo a trovarla a Roma. È una crostata con crema di ricotta aromatizzata con liquore al sambuca e ha un sapore davvero davvero unico. E voglio farvela conoscere perché ne vale davvero la pena provare a farla. Quindi non perdiamo tempo e andiamo a vedere tutti gli ingredienti. Seguitemi. Ingredienti per la frolla: 330 g di farina 00, 130 g di zucchero semolato, 160 g di burro freddo, un uovo intero e due tuorli, un cucchiaino di lievito per dolci, un pizzico di sale, la scorza di un limone o aroma di vaniglia. Inseriamo in una coppa le uova con lo zucchero. E amalgamiamo. Aggiungiamo un pizzico di sale, la scorza di un limone grattugiato e di aromi. Aggiungiamo il burro freddo in pezzi e lo schiacciamo un po' con le dita. Aggiungiamo la farina. Iniziamo a impastare manualmente. Impastiamo senza surriscaldare troppo l'impasto. L'impasto inizialmente dovrà risultare sabbioso. Dopodiché continuiamo sulla spinatoia fino a renderlo compatto. Copriamo con pellicola e facciamo riposare in frigo per almeno un'ora. Intanto prepariamo la crema. Ci occorreranno 500 ml di latte, 3 uova intere, 50 g di farina 00, 200 g di zucchero semolato e 20 g di burro. In un recipiente inseriamo uova e zucchero. Mescoliamo per bene. Aggiungiamo l'aroma di vaniglia e la farina. Incorporiamo tutti gli ingredienti per bene senza lasciare i grumi e mettiamo da parte. In un pentolino inseriamo 500 ml di latte. Una volta caldo aggiungiamolo alla miscela con le uova e lo zucchero. Giriamo per bene. Aggiungiamo 20 g di burro. Giriamo leggermente e riponiamo sul fuoco lento finché la crema non si addensa. Trasferiamo in un recipiente di vetro e copriamo con pellicola e facciamo intiepidire. Per la crema alla ricotta ci occorreranno 500 g di ricotta di mucca o di pecora, 100 g di zucchero a velo e 150 g di liquore di sambuca. Dopo aver tolto tutta l'acqua della ricotta, passiamola al setaccio. Aggiungiamo lo zucchero a velo setacciato. E facciamo assorbire per bene lo zucchero con la ricotta. Dopodiché aggiungiamo il liquore al sambuca. Una volta assorbito, mettiamo da parte. Immuriamo lo stampo per le crostate e riprendiamo la frolla. Adagiamo alla base dello stampo la carta da forno tagliata a misura. Stendiamo adesso l'impasto creando una forma circolare con lo spessore di un centimetro. Trasferiamo la frolla nello stampo. Dopodiché bucherelliamo la base con le punte della forchetta.
versiamo per prima cosa la crema alla ricotta. Livelliamo e poi aggiungiamo l'altra crema e livelliamo. Infariniamo la spianatoia e ora facciamo le strisce. Stendiamo e tagliamo le strisce a piacere. Le possiamo fare più larghe, più strette. Adagiamo in simmetria sulla parte superiore. E infine fissiamo le giunture con l'aiuto dei denti di una forchetta. Preriscaldiamo il forno e inforniamo a 170 gradi nella parte medio-bassa del forno per circa 30 minuti. Quando sarà pronta, facciamo freddare completamente e poi possiamo sformare. Ora il tocco finale. Spolverizziamo dello zucchero a velo. Ed è pronta da mangiare. Se vi è piaciuta la mia ricetta, lasciatemi un like. Grazie.